è innanzitutto un Dio d'amore. Oggi continuiamo la nostra serie di testi basati sul film Il Rifugio, tratto dal libro più venduto di Paul Young, che racconta la storia di Mac, un uomo che ha perso la figlia in circostanze drammatiche e che ha risposto ad un misterioso invito di Dio. Dio è un Dio d'amore. La Bibbia dice persino che Lui è l'amore. Leggi prima Giovanni 4,16. Ora la natura dell'amore è amare, mostrare un affetto speciale ad un'altra persona. Infatti non c'è amore se non c'è niente o nessuno da amare. Nelle sequenze di oggi Gesù descrive a Mac la relazione d'amore tra Lui, il Padre e lo Spirito Santo. In questo passaggio del film riecheggia il fatto che Dio è un Dio di relazione, è un Dio che ama. La relazione vissuta dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo è una relazione d'amore. Non è pazzesco? Questo grande Dio, che è spesso percepito e descritto in termini di potenza e forza, è anche e soprattutto un Padre che ama. Il Dio che ti ama e riversa il suo amore su di te. Per te è difficile crederlo? La Bibbia è piena di versetti che descrivono questo amore molto speciale da parte del Padre per te. Eccone alcuni. Sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Geremia 31,3. Celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura per sempre. Prima Cronache 16,34. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Romani 5,8. Se ti piace, puoi condividere con me ciò che questi versetti ti ispirano lasciando un tuo commento. Dio è amore. Grazie di esistere. Eric Sellerie.